L'argomento di attualità. Sanità, gli esami e le visite mediche che diventeranno a pagamento, sempre più vicino lo stop agli esami medici considerati inutili. Servirà l'ok del Consiglio Superiore di Sanità e poi si andrà verso l'approvazione. Da allora 208 prestazioni mediche diventeranno a carico del contribuente e non più del Servizio Sanitario Nazionale, salvo casi particolari. L'obiettivo dichiarato è quello di combattere gli sprechi e portare un risparmio alle casse pubbliche. Per questo il Ministero della Salute ha individuato una lista di 208 prestazioni mediche ora gratuite e sarà sottoposta ai sindacati dei medici e degli operatori di settore prima del via libera dell'Istituto Superiore della Sanità e del parere definitivo del Parlamento. Questi esami medici potrebbero diventare a carico del contribuente e non più del Servizio Sanitario Nazionale, salvo casi particolari. Questa è la notizia, insomma, no? L'argomento di cui si parla e si sta parlando in questo momento a lungo, e sul quale si sentono poi dare dei giudizi, delle interpretazioni anche molto, spesso molto superficiali, perché questo delle prestazioni mediche, degli esami, insomma, no? È un argomento che si presta a essere molto dibattuto, è un argomento molto complesso e vale la pena più che non dare delle definizioni, secondo me, più che non dare dei giudizi così basati su criteri superficiali, vale la pena approfondire qual è la problematica che ci sta sotto, insomma, tanto se è possibile risolverla con un atto legislativo, ma se il problema anche è vero, cioè se è vero che si fanno troppi esami inutili. E anche perché si fanno troppi esami inutili? E cosa si potrebbe fare invece che un atto legislativo per ridurre questa spesa? Ma poi non solo di spesa si tratta, gli esami inutili sono anche dannosi per lo più, insomma implicano tante conseguenze. E perché il medico fa tutti questi esami o fa fare tutti questi esami inutili? A questi esami poi corrisponde effettivamente una qualità di vita, quindi una maggior salute. C'è un rapporto tra quantità di esami che si fanno e salute, oppure tra quantità di esami e la possibilità poi di attuare una terapia sulla base di questi esami, una terapia che funzioni e che non faccia invece danni a sua volta. Insomma, il problema è estremamente complesso, perché poi hanno ragione tutti. Si fanno troppi esami? Sì, si fanno troppi esami. Il medico deve essere libero di prescrivere gli esami che prescrive? Sì, deve essere libero, a patto che questi esami siano effettivamente giustificati. Giustificati da cosa? Dalla sua competenza, dico io, quando un esame è utile. È utile quando, prima dell'esame, avviene un processo diagnostico preliminare che permette di porre un sospetto diagnostico. Insomma, quando io medico prescrivo un esame, dovrei sapere cosa vado a cercare. E questo per esempio lo si vede anche nel modo in cui prescrivo un esame. Insomma, io facevo l'elettromiografista. Quando mi arrivavano delle richieste di elettromiografia ai quattro arti, a tutto il corpo, senza un preciso sospetto diagnostico, voleva dire che chi mi chiedeva quell'esame non aveva capito niente, non sapeva come orientarsi. Faceva fare l'esame così tanto per farlo. Ed era pacifico che da questo esame molto molto difficilmente sarebbe scaturita una informazione in più, non soltanto per curare quella malattia se c'era, ma anche per individuare quella malattia. Allora, già nella prescrizione, già in quello che scrive il medico quando richiede quell'esame, è possibile capire se c'è una indagine fatta prima, se c'è un sospetto diagnostico. Perché poi nella nostra medicina, come scrive Ivan Illich, insomma, l'importante è anche
individuare ed attribuire una malattia a un soggetto. Quindi ha una serie di sintomi che il paziente ci pone, dovremmo dare un'etichetta, dovremmo cercare di riunirli in una diagnosi. Perché è importante la diagnosi? Perché a quella diagnosi dovrebbe seguire poi un comportamento terapeutico, un protocollo terapeutico, cioè dovremmo dare la giusta medicina se c'è, oppure dovremmo poter fare una prognosi, dovremmo dirgli non c'è la giusta medicina, ma magari la tua aspettativa di vita è di un certo tipo. O la tua qualità di vita sarà di un certo tipo, insomma, speriamo che magari la ricerca nel frattempo, eccetera, eccetera. La diagnosi è importante, però prima di tutta una serie di esami complessi che comunque la tecnologia ci mette anche a disposizione al giorno d'oggi, avviene una fase diagnostica che è importante, che è quella della raccolta dell'anamnesi, del colloquio clinico, della visita, del parlare con il paziente, con i familiari, dell'osservare il paziente, già prima di cominciare a mettergli le mani sul corpo, insomma, no? Vedere come si muove, come parla, come guarda, il grado di attenzione, insomma, di farsi un'idea. Gli esami diventano importanti quando possono confermare oppure eliminare un sospetto diagnostico che deve essere prima. Quando il medico quindi chiede un esame, dovrebbe dire: io ti chiedo questo esame, gli faccio fare un TAC perché sospetto questo e quest'altro. E sospetto questo e quest'altro perché il paziente ha questi sintomi e io ho trovato questo e quest'altro. In questo caso l'esame può essere molto utile perché mi dice se questo sospetto c'è e quindi a questo punto si avvalora un'ipotesi diagnostica. Oppure se posso scartare questa ipotesi diagnostica, posso eliminare magari un primo sospetto e posso passare al secondo, oppure porre in dubbio, insomma, che magari il paziente abbia qualcosa di organico che si possa vedere con quel tipo di esame. E quando fondamentalmente è importante l'esame? L'esame è tanto più importante quanto la percentuale di risposta positiva e negativa è uguale. Mi spiego. Quando ci sono il 50% di probabilità che l'esame sia positivo e il 50% di probabilità che l'esame venga negativo, allora diciamo così è la situazione ideale. In quel caso l'esame può dare il massimo delle sue potenzialità. Perché se io ho il 99% di probabilità che l'esame sia negativo, diciamo così, posso anche evitare di farlo. Se ho il 99% di possibilità che l'esame sia positivo, non ho bisogno di un ulteriore esame per dimostrare che c'è. Lo so già con una sufficiente certezza, posso passare ad altro. Quindi, diciamo così, dal punto di vista diagnostico, per sapere se una patologia c'è o non c'è, diciamo così, il massimo da un esame di informazioni lo ottengo quando la probabilità è del 50% che qualcosa ci sia o che qualcosa non ci sia. Altra cosa, ripeto, è quando l'esame mi serve come guida per l'intervento terapeutico che ho già deciso e quindi so già quale sia la patologia. Insomma, l'esame mi serve soltanto per dire come mi devo comportare nell'intervento, quanto devo togliere di un organo malato, insomma, in questo senso qua. Dove si può intervenire? Con la legge a limitare la discrezionalità del medico? È difficile, secondo me si trovano sempre delle scappatoie. Chi paga è il malato. Se il medico è incompetente, in qualche modo, le conseguenze si ripercuotono sempre sul malato. Pagherà i suoi esami, li farà lo stesso e se li troverà sul groppone. Dove si può intervenire o dove si dovrebbe intervenire è sulla capacità, sulla preparazione del medico, il quale sempre più, come dire, dalla sua capacità di
clinica, insomma, dalla sua capacità di raccogliere dai segni, dal saper mettere le mani sul corpo del paziente, dal saperlo osservare, dal saperlo ascoltare, è passato ad usare tutto uno strumentario che ha a sua disposizione, e questo favorito, insomma, no? Da tutto il sistema sanitario, così come è organizzato nel suo complesso, da come è evoluta la spesa, la tecnologia in campo sanitario, con le illusioni che ovviamente si è portate dietro e ha creato, è passato dall'ascolto, diciamo così, dalla sua capacità, dalla sua finezza, dalla sua possibilità di usare intuitivamente i suoi mezzi e dalla possibilità anche di sbagliare in questo senso, no? E finché non c'erano altri strumenti, l'errore era anche compatibile e rimediabile, perché poi il paziente tornava da quel medico, insomma, magari a forza di spiegargli, di insistere, riusciva ad ottenere anche la diagnosi giusta. Si è passati invece a un rapporto medico-paziente fatto di prescrizioni, insomma, no? Il medico non ha tempo di ascoltare, si fa un'idea sommaria e dice facciamo tutta una serie di esami, tanto ci mostrano loro se c'è o non c'è qualcosa. E gli esami prescritti così, ovviamente, servono molto a poco. Poi si saltano tutte le fasi preliminari, insomma, si va direttamente nell'esame che mostra di più, insomma, si va e quindi nell'esame più costoso, nella risonanza, nell'attacco. Ma anche lì, anche per prescrivere una risonanza e un attacco, bisogna sapere dove andarla a fare e cosa si può cercare. Spesso non è così, cioè, spesso succede che una risonanza negativa non esclude una patologia, insomma, se io faccio una risonanza al cervello, e invece il problema è, che so io, un aneurisma dissecante dell'aorta, io mi creo una falsa tranquillità. Ho fatto un esame costoso, sono falsamente tranquillo, ma il paziente muore di un'altra malattia che non sono riuscito ad individuare. E poi gli esami spesso, insomma, danno dei falsi negativi e quindi gli esami creano altre ansie. Gli esami mostrano patologie che magari ci sono, ma che magari resterebbero latenti per tutta la vita, non si manifesterebbero mai. Esempio, un aneurisma nel poligono di Willis che non ha spanto, insomma, no. Molti di noi si portano dietro dalla nascita una malformazione che per tutta la vita non si romperà mai e quindi non darà mai un'emorragia subaracnoidea. Ma se noi facciamo la risonanza a tutti, magari a qualcuno lo troviamo, e allora quello a cui l'abbiamo trovato si porrà il problema, vivrà male, perché vivrà il resto della sua vita pensando che questo aneurisma possa scoppiare, magari lui possa morire di un'emorragia cerebrale. E allora sarà sempre nel dubbio se farsi operare per una cosa che magari l'intervento è inutile, oppure se tenersela con l'angoscia di portarsi una bomba dentro in testa. Quindi gli esami, anche quando sono positivi, se sono chiesti senza che ci sia stata prima una fase preliminare attenta, fatta da personale competente, capace di porre un sospetto diagnostico da questo e di avere la conferma o meno dell'esame, l'esame rischia di essere dannoso. Poi c'è tutto il problema che molti esami mostrano cose che poi non hanno possibilità di terapia alle loro spalle. E allora c'è il problema anche nell'economia generale del costo, costo in termini economici, ma anche costo in termini di salute, perché molti esami possono essere anche pericolosi di per se stessi per la salute. E allora bisogna fare un bilancio tra quello che si ha dall'esame e quello che si rischia nel compiere quell'esame. Insomma, la problematica è complessa, molto complessa. Poi c'è tutto il problema della medicina di difesa che viene chiamato in causa e che c'è da tanti anni. Insomma, io ne parlavo, mi interessavo di medicina di difesa già 30 anni fa, perché 30 anni fa, insomma, c'era questo problema che sentono i medici, insomma, no? Al quale accenna anche questo scritto di Illich che riporto. Se poni dei sospetti diagnostici che poi si
che poi si dimostrano errati, non corri nessun rischio. Ma se tu non fai una cosa che poi si dimostra avresti dovuto fare, non prendi in considerazione una ipotesi diagnostica che poi magari si avvera, in quel caso tu sei penalmente perseguibile. E anche se, come dicono tutti, poi spesso i medici vengono assolti, però la rivendicatività da parte dei pazienti è aumentata molto, soprattutto negli ultimi anni, insomma, no? Si è molto pronti a denunciare il medico che non si è accorto di quella cosa che è successa e che aveva l'1 su 1000 di probabilità di succedere, ma su 1000 pazienti quella cosa unica succede, insomma, può capitare. E allora anche questo atteggiamento, no? Di colpevolizzare il medico che deve pagare personalmente su una cosa che non aveva preso in considerazione, che poi si è avverata. Mentre non succede per il contrario, insomma, può prendere in considerazione 100 cose che poi non sono vere, ma lì non corre nessun rischio. E allora il medico dice, melius abundare quam deficere, insomma, meglio fare tante cose inutili piuttosto che dimenticarsi di una cosa che poi magari potrebbe essersi rivelata utile a posteriore e per la quale poi dovrò pagare. Quindi, insomma, questo è l'atteggiamento generale. Dove si dovrebbe o si potrebbe agire, o forse non si potrà più ormai agire, da questo punto di vista sono pessimista. Si può agire soltanto recuperando un rapporto medico-paziente, un rapporto medico-paziente che passi nella conoscenza dei pazienti, quindi il vecchio medico di famiglia, recuperando l'abitudine, diciamo, a visitare, ad ascoltare quell'abitudine che avevano i vecchi medici e che erano costretti ad avere perché non avevano allora gli strumenti che adesso hanno i nuovi medici e ai quali i nuovi medici preferiscono affidarsi piuttosto che perdere quel lungo tempo di ascolto difficile, perché spesso il paziente non ti raccontava, bisognava ricorrere ai parenti, insomma, tutta una serie di cose che adesso a volte si saltano a pie pari perché il tempo diventa denaro, l'asse centrale è il medico che deve essere lasciato libero, ma responsabile e competente, quindi libero di chiedere quanti esami vuole, ma libero fino a un certo punto, cioè libero quando ha fatto tutto il processo precedente e quando quell'esame sia veramente utile. E se è veramente utile, lo dimostra il fatto che si è posto prima tutto un processo diagnostico, che poi sono processi diagnostici che si possono fare per tappa, partendo da esami più semplici, meno costosi, ma è anche a volte più interessanti, insomma, che danno dei dati più importanti rispetto che arrivare immediatamente all'ultima tappa della diagnostica, no? Quella della PET, o che so io. L'iter diagnostico che viene fatto, no? Che deve essere progressivo a partire soprattutto dalla visita, dall'anamnesi. E quando questo esame è supportato da un sospetto diagnostico ben preciso, quindi quando si sa che chi lo chiede si è già posto tutti i problemi e che quindi si sa che saprà utilizzare, che conosce le potenzialità degli esami che chiede, quindi sa cosa questi esami possono dare e quello che possono non dare, e anche i falsi negativi che possono dare questi esami. E una volta che riceve la risposta di questi esami, sa poi come utilizzarli. E soprattutto sa anche che in base a questi esami potrà fare poi una terapia che sia utile per il paziente e quindi che serva a migliorargli la qualità di vita o ad aumentargli la vita. Se la patologia che lui ha già rivelato è comunque una patologia degenerativa, la quale non potrà poi ottenere cure efficaci in nessun modo, è inutile accanirsi a fare esami su esami, no? C'è anche un modo clinico di osservare il paziente, no? Questo modo di tracciare tutti, insomma, no? Di fare esami su esami, controlli su controlli, anche per patologie degenerative, spesso non è una pratica che serve
al paziente, spesso una pratica che serve ai medici magari per fare le loro casistiche, per fare i loro studi, i loro lavori, che sono un'altra cosa, accettabile anche quella, ma è diversa rispetto al riscontro che ci può essere nella salute del malato. Allora, il problema è molto complesso. Io sinceramente non so dare una risposta. Credo che limitare gli esami, come dire, dall'alto, limitando l'iniziativa del medico che se ha un sospetto vero deve poter accedere a qualsiasi esame senza che il costo poi si scarichi sul paziente, anche perché poi gli esami più importanti sono anche i più costosi, sia un errore. Però sia un errore anche lasciare una libertà discrezionale illimitata a medici che spesso sono incompetenti, che non sanno a cosa servono gli esami che chiedono, e che poi non ne sanno utilizzare i risultati e che chiedono esami senza aver prima visitato e senza essersi posto un problema diagnostico. Cos'ha questo paziente? Cosa cerco? E se cerco questo esame, che probabilità ha di dimostrarmelo? E se me lo dimostra, cosa faccio? E se non me lo dimostra, allora qual è l'alternativa che ho davanti? Cos'altro potrò fare per decidere cosa ha questo paziente? Non si può saltare un discorso che riguardi la preparazione del personale medico e anche le sue disponibilità, diciamo, le modalità con cui lavora, con cui opera, che sono fatte anche della possibilità di avere il tempo per quel colloquio col paziente, per quel rapporto interpersonale medico-paziente che è così fondamentale e che fa sì che la medicina ufficiale, la medicina tradizionale, sia invece molto criticata e spesso abbandonata in favore di altre pratiche mediche meno scientifiche, ma che a volte si rivelano dal punto di vista umano, del rapporto medico-paziente, più gratificanti per il paziente, no? E i pazienti spesso vanno in cerca di questo, insomma, a costo magari di venire o di veder trascurato da queste pratiche patologie importanti che potrebbero invece avere una risposta più efficace dalla medicina tradizionale. Però si sentono più al centro dell'attenzione, insomma, no? E questo fa sì che anche l'insieme della loro situazione migliori, no? Migliori l'approccio con il proprio corpo, insomma, che siano visti come unità, non come organo malato, cosa che spesso fa la medicina ufficiale, pur nella sua scientificità. È difficile dare una risposta, ma bisognerebbe tenere conto di tutti i fattori che influiscono e capire che razza di medicina vogliamo, se vogliamo una medicina tecnologica, se vogliamo una medicina spersonalizzata in cui l'uomo statistico è quello dominante, o se vogliamo una medicina che metta al centro l'individuo con le sue peculiarità, con la sua umanità, e in cui anche il trovare un medico referente che lo accompagni, che si faccia carico delle sue ansie, delle sue preoccupazioni, del suo disagio nel muoversi in questo mondo così articolato e complesso della medicina, fatto di prenotazioni, di visite varie, di specialisti, di esami, affidandosi continuamente a voci diverse, persone che non si conoscono, trovando in questo percorso tante opinioni contraddittorie. Cercare invece ancora dei medici che sappiano prendersi cura di quel particolare paziente e accompagnarlo nell'iter quando questo paziente vive una situazione di malattia, di disagio. Secondo me è ancora attuale quanto scriveva Ivan Illich nel suo libro Nemesi Medica, di cui riporto la lettura di un brano. Libro scritto ormai parecchi decenni fa, però, insomma, le problematiche, le considerazioni che lui fa
seppure possono essere criticabili da molta parte della medicina, della popolazione, ancora, secondo me, degli elementi che vanno presi in considerazione, non vanno del tutto scartati. È interessante perché siamo di fronte a un problema complesso, siamo di fronte probabilmente anche a una svolta anche della medicina, insomma, no? Questa medicina che ha dato sempre più speranze di immortalità, di guarigioni, che continua a darle, insomma, no? Che però viene meno nella considerazione di molti e viene meno anche perché non sa mantenere poi le aspettative che dà. Ci troviamo di fronte a risultati magari miracolosi in termini di ricerca, ma che poi quando li andiamo a vedere nelle loro applicazioni pratiche, nei vari individui, non riescono a spostare di molto la qualità di vita e la vita stessa, insomma, no? I singoli individui a cui si riferiscono, tranne alcune eccezioni che sono sempre da tenere in considerazione. Un saluto.